un'estesa di terra di circa 7 ettari, un impianto fotovoltaico di 5,29 MW, uno degli impianti più grandi esistenti sul territorio di Soleto, un piccolo comune del Salento di appena 5.000 abitanti. Attorno i secolari ulivi, muretti a secco, un'antica masseria che ormai scompare alla vista perché immersa tra i pannelli giganteschi, alti 3-4 metri, quindi visivamente invasivi. Questo è il panorama che si vede in aperta campagna, ad elevato valore paesaggistico e a pochi passi dalle abitazioni. La lotta contro il mega impianto di Soleto, iniziata circa un anno fa, continua senza sosta da parte delle associazioni ambientaliste, ormai stanche di veder spuntare installazioni metalliche che cambiano radicalmente le caratteristiche storico-naturalistiche della nostra terra. Parlano di scempio, di deturpazione, di lavori senza regole, senza criterio e autorizzazioni concesse senza scrupoli e senza adeguati controlli. Gli impianti sorgono ormai ovunque, insomma un disastro in una città dotata di un piano urbanistico risalente al lontano 1979, quindi arretrato e quanto mai inadatto alle esigenze attuali del territorio. Questo ha permesso l'utilizzo spropositato dei terreni agricoli, trasformati ormai in vere distese di cemento, vetro e metallo. L'accusa viene rivolta all'amministrazione comunale guidata da Elio Serra del PD al suo secondo mandato. Serve un nuovo piano, servono regole chiare e rispetto per l'ambiente e i cittadini finora inascoltati. Cosa succede nel comune di Soleto? Succede nel comune di Soleto e succede in tutto il Salento e lo vediamo alle mie spalle. Delle ingiustizie vetrificate all'interno del nostro paesaggio quotidiano, cioè assistiamo ad una svendita totale del territorio rurale, del territorio naturale, che è la parte più bella, la parte più preziosa del Salento, per realizzare delle industrie dell'energia rinnovabile, industrie dell'energia pulita, ma pulita tra virgolette, un'energia pulita che in questo modo diventa un'energia sporca, l'energia più sporca che il Salento sta subendo in questo periodo, che si sta rubando al Salento, perché questi grossi impianti fotovoltaici che vediamo alle mie spalle sono il simbolo di una neocolonizzazione industriale del nostro territorio. Sono tutte ditte non del territorio, apparentemente sembrano ditte con sede legale in questo territorio, ma di fatto sono connesse a multinazionali internazionali, sono connesse a grosse banche, addirittura banche estere, e a volte addirittura attraverso scatole cinesi queste ditte rimandano ad altre ditte offshore registrate in paradisi fiscali a Panama, Cipro, nelle isole Cayman. Si tratta praticamente di tutto un castello di carte che è stato realizzato, forse anche come ha denunciato l'Europol, per il riciclaggio di denaro sporco, comunque per frodare quelli che sono gli incentivi che noi tutti cittadini paghiamo nelle nostre bollette, che sono le più alte d'Europa, le più alte forse del mondo, per finanziare questa che è la più grande speculazione del XXI secolo. Questo impianto alle mie spalle ha un elemento particolarmente simbolico, particolarmente grave. Si tratta di un impianto che ha fagocitato nei pressi del paese, nella periferia del paese, in un'area bellissima, una masseria del 1400, la famosa masseria Bellico, che non è solo importante come stabile dal punto di vista architettonico, ma è anche importante perché è un crogiuolo di tantissime leggende, tantissimi racconti popolari legati ai fantasmi, legati alla storia di questo territorio, alla cultura popolare, quindi sia beni materiali, quali sono gli stabili architettonici di questa masseria che sono stati distrutti, praticamente distrutti paesaggisticamente, sia quelli che oggi vengono definiti beni culturali immateriali. Di chi è la proprietà di questo impianto? Guarda, riguardo a questo impianto e tutti gli impianti, veramente tu stai facendo una domanda importante, cioè bisogna indagare anche su chi sono i proprietari. Relativamente a questo impianto alle mie spalle, quello che posso dirti, non avendo approfondito le carte in merito, posso riportare quello che ha detto lo stesso sindaco di Soleto in un'intervista lasciata ad una TV locale solo alcuni mesi fa. E lui disse: state tranquilli, è tutto garantito, è tutto a posto, anche perché il terreno, disse, è di una funzionaria della sovrintendenza. Noi non abbiamo approfondito questo, però ovviamente è stata questa notizia che ci ha fatto cadere le braccia. Com'è possibile davvero che un terreno che appartiene a delle persone che lavorano all'interno di quello che è l'ente preposto alla tutela dei beni architettonici e dei beni culturali possano aver permesso tutto questo scempio?
scempio che ha un altro elemento particolarmente grave e contraddittorio. Vediamo alle mie spalle anche un muretto a secco. Si tratta di un muretto a secco che è stato realizzato, forse mi dicono, anche con dei fondi POR per il restauro paesaggistico del nostro territorio, ed è stato realizzato prima della realizzazione di questo impianto fotovoltaico. Dunque si tratta di un investimento che la Comunità Europea, che lo Stato italiano ha fatto utilizzando i privati, utilizzando la volontà dei privati di migliorare il nostro territorio per migliorare questa masseria e il suo paesaggio. E a distanza di pochi mesi, apertasi questa finestra spaventosa delle energie rinnovabili, abbiamo vanificato tutto questo finanziamento stradale per questa enorme frode, per questo enorme stupro che rappresentava dal fotovoltaico industriale nel nostro bellissimo Salento. Questa cosiddetta energia pulita, pulita non lo è, perché è anche un peccato originale a monte, dove appunto questa energia che dovrebbe sostituire essenzialmente le energie fossili non lo fa, anzi incentiva ancora di più attraverso un sistema di certificati verdi e di iperincentivazione ovviamente economica presa dai cittadini, le energie pulite che effettivamente diventano soltanto un grossissimo affare per pochissimi e spesso e volentieri anche in odor di situazioni poco lecite e illegittime. E quindi di cui anche la magistratura ne ha dato conto negli ultimi mesi. Questo è soltanto un saccheggio del territorio, una rapina del territorio. Tutto quello che potrebbe pensare una visione di questi pannelli è che questi non sostituiranno Cerano. Cerano utilizzerà questi pannelli e tutte le paleoliche per poter bruciare ancora di più, perché ha delle situazioni di essere favorita rispetto a una energia cosiddetta pulita. Quindi la base di sviluppo non è assolutamente questa. Questo è un consumo di territorio immorale e Soleto in particolar modo dimostra come determinate deregolamentazioni e scarsissima attenzione per il verso quello che è il territorio rurale ha portato in questi termini. Bisogna soltanto pensare a una bonifica, a un ripristino dei luoghi. Questa è l'unica possibilità. La CO2 non si combatte vetrificando i territori, si combatte piantando alberi e ripristinando anche dei sistemi, dei biosistemi, che essenzialmente il Salento è ricchissimo e purtroppo, ahinoi, poco conosciuti.